la Terra Santa Link linea diretta con Gerusalemme. La Pasqua sia occasione di speranza. Questo è il messaggio di auguri dei capi delle chiese di Gerusalemme che esortano il processo di pace. Continui, sentiamo. Una pace che non cerca di abolire le discriminazioni tra le diverse comunità non può essere una vera pace. Perché essa sia reale, deve abbracciare la giustizia e il desiderio di riconciliazione. La riconciliazione tra Dio e l'umanità e quella tra popoli in contrapposizione tra loro sgorga dalla croce ed è resa manifesta dalla resurrezione. Sono le parole con cui i patriarchi e i capi delle chiese di Gerusalemme concludono il tradizionale messaggio pasquale, un appello ai cristiani, alle persone di altre fedi e a tutti gli uomini di buona volontà perché preghino intensamente per un esito positivo dell'attuale processo di pace in Terra Santa, scrivono i leader religiosi, in conformità con il diritto internazionale e per la pace in tutto questo nostro mondo travagliato. Sulle ceneri degli ennesimi negoziati di pace, quest'anno la Pasqua di Terra Santa diventa infatti ulteriore simbolo di speranza. Per una coincidenza del calendario gregoriano e di quello giuliano, in questo 2014 i cristiani di ogni confessione festeggiano infatti la Pasqua contemporaneamente. Come sottolinea il giornalista Giorgio Bernardelli nel suo blog La Porta di Giaffa, questo significa che a Gerusalemme, nella Basilica del Santo Sepolcro, due delle celebrazioni più importanti, la veglia del rito latino e la cerimonia ortodossa del Sacro Fuoco avvengono una dopo l'altra sabato mattina. Il tutto mentre a pochi passi di distanza nelle sinagoghe della Città Santa si celebra il sabato di Shabbat che cade nella settimana di Pesach, la Pasqua ebraica, in cui si legge il brano del capitolo 37 del libro di Ezechiele, uno dei rari passi della Bibbia ebraica che tratta il tema della resurrezione. Nonostante le gravi difficoltà, esortiamo tutte le parti a cogliere questa storica opportunità, scrivono i capi delle chiese di Gerusalemme, il cui pensiero è rivolto a coloro che vivono sotto l'oppressione, la violenza, la diaspora, l'occupazione e l'ingiustizia, affinché con la preghiera il potere della resurrezione possa prevalere su tutte le agonie dell'uomo e la luce che brilla dal sepolcro vuoto ispiri sopportazione e perseveranza, e la speranza che la vittoria alla fine arriverà. E le speranze di pace per la Terra Santa sono riposte nell'ormai imminente visita di Papa Francesco in programma del 24 al 26 maggio. Lo ha ribadito anche il Patriarca Latino di Gerusalemme, Fuad Tual, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti. Si tratta principalmente di una visita pastorale, ha specificato, ma non può essere elusa la dimensione politica dell'evento, quella della pace, della libertà e della giustizia. Il Patriarca ha ricordato la necessità del popolo palestinese di conoscere i confini del proprio territorio, lo status di Gerusalemme e il diritto al ritorno dei profughi. Il vicario patriarcale di Gerusalemme, William Shomali, ha tuttavia sottolineato che il Santo Padre non viene per risolvere il conflitto israeliano-palestinese. Non dobbiamo avere aspettative riguardo a quello che la visita potrebbe produrre, ha commentato il vicario, che ha evidenziato invece il valore della visita per il dialogo interreligioso. Il Papa sarà infatti accompagnato da un rabbino e da un imam per l'intera durata della visita. I cristiani di Terra Santa hanno un ruolo fondamentale nel dialogo fra musulmani ed ebrei. L'editoriale del giornalista Mustafa El Ayoubi, caporedattore della rivista Confronti, la comunità cristiana sottolinea non deve abbandonare il Medio Oriente. Sentiamo. Credo che la posizione dei cristiani nel Medio Oriente, ma anche a livello internazionale, è una posizione estremamente conosciuta, estremamente importante per anche consentire un dialogo tra due realtà che si conoscono da sempre ma che spesso si odiano e non dialogano tra di loro. La comunità cristiana, la sua presenza secolare nel Medio Oriente, in particolar modo a Gerusalemme, potrebbe essere davvero una opportunità per i musulmani, per gli ebrei, ma per la comunità internazionale nel suo complesso,
Purtroppo credo che la crisi in Medio Oriente sta penalizzando molto questa piccola comunità. Basta pensare a quello che è avvenuto in Iraq, la fuga in massa dei cristiani dall'Iraq, la fuga dei cristiani oggi dalla Siria, ma anche in passato la progressiva diminuzione dei maroniti in Libano. E l'errore che fanno i nostri governanti occidentali, si è visto anche nella crisi siriana, alcuni governanti come Sarkozy aveva invitato i cristiani di immigrare verso l'Europa, e credo che sia davvero un danno enorme che il cristianesimo occidentale possa recare a quello orientale invitandolo a spostarsi verso l'Occidente. E tuttavia ci sono all'interno della Chiesa cattolica, del mondo cattolico e del mondo cristiano in generale occidentale, un appello affinché i cristiani d'Oriente rimangano in Oriente per poter contribuire alla pace per il Medio Oriente. Tra l'altro è la loro terra originale, quindi loro lì sono lì e lì devono stare. Intanto prosegue il conflitto in Siria, prosegue l'esodo dei rifugiati anche in Giordania, dove continua ad aumentare il numero di rifugiati cristiani che si preparano a vivere una Pasqua segnata per loro dallo sconforto e dalla stanchezza spirituale. Lo riferisce l'agenzia Fides Wael Suleiman, direttore di Caritas Giordania. Avevamo pensato di far celebrare delle liturgie per i rifugiati siriani di fede cattolica, spiega, ma non c'era fra loro una disposizione d'animo adeguata, sono stanchi, rassegnati, non sono interessati a celebrazioni riservate a loro che li richiamerebbero alla loro condizione di sfollati. Attendono con speranza l'arrivo in Giordania di Papa Francesco. Nel programma della visita papale infatti previsto che il pontefice incontri alcuni di loro oltre il Giordano, vicino al luogo dove è stato battezzato Gesù. Difficilmente, spiega Suleiman, i cristiani fuggiti torneranno in Siria alla fine della guerra. Questo significa che in alcune città siriane come Homs e Aleppo tanti quartieri cristiani rimarranno vuoti dei loro abitanti di un tempo. Anche queste le condizioni, le conseguenze del conflitto. Per questa settimana è tutto. Io vi ricordo gli aggiornamenti quotidiani sul nostro blog dedicato alla Terra Santa e al Medio Oriente sul sito www.tsdtv.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.